viaggi naturali, l'invito a viaggiare fuori dai circuiti tradizionali del turismo, e quanto è importante la scelta di camminare a piedi o di pedalare in bicicletta per scoprire bellezze nascoste? La scelta di camminare o di visitare i luoghi a bassa velocità, apprezzando l'emozione che i luoghi stessi sono in grado di regalarci, con l'idea di riportare sulla carta articoli che sono stati scritti sulla versione online della stampa. E l'idea è quella di costruire un vero diario di viaggio in cui il viaggiatore a bassa velocità frequenta dei luoghi naturali dove è facile perdersi e immaginare di trovarsi in un mondo più vicino al contatto della natura, e nei luoghi che io descrivo si svolge un racconto parallelo con due personaggi che si incontrano nel primo luogo, e da lì in poi la loro storia prende il via, trovando sempre lo spunto nei luoghi che sono raccontati nel libro. Non parliamo soltanto dei luoghi che sono in qualche modo protetti perché sono parchi, sono riserve, ma immaginiamo che le città possano diventare dei luoghi dove trovare spazi naturali e quindi inventare un nuovo modello di sviluppo delle aree urbane, molto legato alla ciclabilità, alla pedonalizzazione delle aree, all'immaginare che le città siano smart perché sono più intelligenti. E su questo ho voluto in qualche modo insistere, su questo aspetto per cui l'ambiente naturale, il paesaggio di Roma è fatto soprattutto di paesaggio rurale, di agricoltura. Roma è uno dei comuni agricoli più grandi d'Europa, e quindi questo legame tra la tradizione e i luoghi a Roma si esalta, e quindi possiamo in qualche modo anche assaporare i gusti del paesaggio. Grazie, ringrazio Loretta.